3 per Goffredo Cutinelli e 3 per Marco Santinori, appunto 8 in totale. Mezzo gol di vantaggio, arbitro dell'incontro il signor Satwell. Ultime raccomandazioni da parte dell'arbitro verso i giocatori, in prestito in maglia azzurra, che attaccherà da sinistra a destra del tabellone, ed è subito Bellettini a vincere il throw-in con Miguel Lagos, che picchia in avanti per Angel Valdés a circa 40 yard di distanza. Mezzo colpo di Goffredo Cutinelli, lo aspetta Felipe Dana, mezzo colpo di Goffredo che se ne va dalla parte opposta, adesso sotto al tabellone, apre lo swing, picchia nel mezzo, buona palla per Marcos Antinori, che viene però marcato prima da Fernando Migno e poi da Michi Lagos, palla che rimane sotto al controllo di Fernando Migno, che picchia un bello swing a tavole, mettendo nuovamente in azione Miguel Lagos, che picchia lungo a sua volta, lungo, si infila in un corridoio Miguel Lagos, c'è Goffredo Cutinelli che lo stecca all'ultimo istante, poi dietro di lui si inserisce, mi sembra, Felipe Dana, e c'è il primo gol per Bellettini, 1-5. E l'arbitro, non avevano formato correttamente i giocatori, si riparte quindi, e questa volta è Fernando Migno sulla palla, dietro di lui Miguel Lagos, picchia nel mezzo Fernando Migno, c'è Goffredo Cutinelli che raccoglie la palla con un piccolo colpo, gira dalla parte opposta Goffredo, viene steccato però e gli soffia il tempo, ma si rifà un attimo dopo Goffredo Cutinelli, mettendo pressione al suo avversario. Palla adesso maneggiata da Michi Lagos, e da, si avvicina alla palla Goffredo, mezzo colpo, lo aspetta Felipe Dana, altro mezzo colpo, vedete Goffredo Cutinelli guadagna terreno e poi accelera all'improvviso Goffredo Cutinelli, altro mezzo colpo, ma la pressione dell'avversario non gli consente l'ultimo colpo, poi si inserisce anche il Valdés e poi è Miguel Lagos che sbriglia questa, anzi sbroglia questa situazione complicata per la sua squadra. Palla però recuperata ancora una volta da Goffredo Cutinelli, bello il sottocollo del back di Impressive della squadra di Fabrizio Facello. Mezzo gol di differenza, sono trascorsi appena 3 minuti di gioco, 1-5 il risultato. Palla lunga adesso per Felipe Dana, ma c'è Marco Santinori che fa buona guardia sul suo avversario, guadagna in anticipo la giocata, poi picchia un bel pack che viene raccolto dal suo compagno di squadra, ma poi c'è Fernando Migno, mi sembra. Nel frattempo il gioco è ancora nelle mani di Bellettini, palla per Fernando Migno e poi Michi Lagos si trova una buona palla, mezzo colpo a 3 giocatori davanti a sé, apre lo swing e questa volta Michi Lagos segna il secondo gol per Bellettini. Si trova sotto di 1,5, ha avuto 2 buone occasioni che però non sono state sfruttate nel modo migliore, cosa che al contrario ha fatto invece Bellettini. Ancora il throw-in vinto da Michi Lagos, Fernando Migno accanto a lui, poi si inserisce anche il Valdés che picchia bene in avanti il 2 gol di Santo Domingo, picchia un bel back di rovescio Miguel Lagos, palla che però viene maneggiata molto bene da Fernando Migno, lascia la palla a Michi Lagos, c'è Gian Barresi che potrebbe sfruttare il passaggio di Migno, eccola la palla lunghissima, ma è Felipe Dana il più lesto a cercare di arrivare sulla palla, ma fa buonissima guardia però Marco Santinori,
palla poi raccolta da Angel Valdés, dietro di lui Goffredo Cutinelli, lascia la palla al suo compagno di squadra, mezzo colpo di Goffredo, un rimbalzo, la palla torna indietro e c'è il fischio dell'arbitro. E Fernando Migno, mi sembra, prende una buona rincorsa, si avvicina, prova lo swing, 1, 2 e 3, picchia fortissimo e la palla gli si chiude un po' troppo, esce sul fondo. Bella punizione però, picchiata bene, molto forte, ma si chiude un po' troppo il colpo del 5 gol argentino. Ancora Goffredo Cutinelli, rimette dal fondo, palla per Valdés, parte anche Antinori, polo classico da parte di Impressive, eccolo Antinori lottare contro Miki Lagos che però è in anticipo su di lui, gli porta via la palla di sinistro, finta al back, poi gira su se stesso, Fernando Migno dietro di lui, lascia la palla al suo compagno Miguel, parla per Migno, cambia direzione, anche lui se ne va dalla parte opposta in una zona del campo dove non ci sono giocatori di Impressive, allunga il passo, Valdés dietro di lui, stiamo entrando negli ultimi 30 secondi di gioco, tra 5 secondi scarsi sentirete la prima campana, eccola, 30 secondi da giocare ancora con Impressive che è riuscita a guadagnare la palla e si spinge adesso in attacco, bella palla di Goffredo Cutinelli verso Valdés che è steccato nel momento decisivo dello swing, palla per Marmol, sempre inseguito da Goffredo Cutinelli, entra Felipe Dana, picchia bene a tavole, ancora Miki Lagos e 2 secondi al termine della campana, picchia, la palla rotola, termina così il primo sacco in cui è suonata la campana qualche minuto fa. Throw-in vinto da Marco Santinori, poi Felipe Dana sulla palla, gira molto bene, viene steccato però in prima battuta da Goffredo Cutinelli, riesce a liberarsi anche di Angel Valdés, Felipe Dana picchia bene ma altro fischio dell'arbitro e punizione dalle 40 yard e questa volta è Miki Lagos Marmol a incaricarsi della battuta. Apro swing e gol, altra bella punizione eseguita in modo impeccabile da Miki Lagos e sono 3 al centro del campo, il cronometro invece continua il tempo continua a correre. 47 gradi back di Marco Santinori verso Fabrizio Facello, preceduto però da Angel Valdés, inseguito da Miki Lagos e poi Fernando Migno, guardate che bravo Fernando Migno, gira su se stesso, poi entra Goffredo Cutinelli, ruba il tempo ai suoi due avversari, ancora Goffredo, si ferma ma poi di rovescio il 5 gol argentino riesce a fare una bella giocata in difesa, ancora lui, palla verso Felipe Dana che parte al gran galoppo per ricevere il passaggio, palla invece che potrebbe essere appannaggio di Gian Barresi, marcato però da Fabrizio Facello, poi c'è un altro back, un altro... punizione dalle 60 yard, Goffredo Cutinelli e la palla esce sul fondo, nulla di fatto per Impressive in questa circostanza, al gran galoppo Felipe Dana conquista una bella palla ma il suo swing è impreciso, palla che esce oltre le tavole, il gioco riprenderà con una punizione dal posto per Impressive, deve essere battuta entro 8 secondi, sentite l'arbitro che chiama il tempo a Goffredo Cutinelli, mezzo colpo di Goffri, c'è sempre Felipe Dana davanti a lui, apro swing Goffri, bella palla nel mezzo, Gian Barresi,
davanti a Bach, verso Di Lagos. Palla a tavolo sempre, lottano Michi Lagos e Goffredo Cutinelli. Buono il back di rovescio verso Marco Santinori, che lascia la palla a Valdez. Uno dietro l'altro i giocatori di Impressive. Poi c'è qualche incrocio di troppo, l'arbitro non ritiene opportuno fischiare. Manca lo swing nel momento decisivo Goffredo Cutinelli, ci pensa dietro di lui però a raccogliere la giocata Marco Santinori. Poi la palla è ancora appannaggio di Michi Lagos, poi di Fernando Migno, picchia lungo a tavole. Felipe Dana è in attesa del passaggio del suo compagno di squadra, rallenta però l'andatura, accelera adesso all'improvviso Fernando Migno, si porta, e poi anche lui si complica la vita lasciando la palla a punizione dal posto in favore per Impressive, sempre Goffredo Cutinelli sulla palla. Apre lo swing Goffredo, lunghissimo per Angel Valdés che brucia sul tempo i suoi avversari, picchia bene la prima volta, poi viene raggiunto da Michi Lagos e si salva in qualche modo la squadra di Bellettini, palla che rimane quasi inattiva all'altezza delle 10 yard, poi viene rimessa in gioco da Fernando Migno verso Felipe Dana, mi sembra che c'ha un buono spunto in questa circostanza. Ancora Felipe Dana, mezzo colpo, cerca di rientrare in porta, può picchiare di sinistro e fa davvero un gran bel gol. No, ma infatti non glielo correggere. Ancora un throw-in, un minuto e 54 secondi al termine. Questa volta la palla è sempre per Bellettini, poi ci pensa Goffredo Cutinelli molto bene a steccare il suo avversario, picchiare un bacca aperto a tavolo, dove però il più veloce è sempre Michi Lagos, ma il capo stretto da Angel Valdés. Back da parte di Lagos che viene intercettato e poi la giocata è di Marco Santinori, palla a tavole, palla che ripassa sulle tavole, arriva Michi Lagos, Goffredo Cutinelli dietro di lui, chiede palla Fernando Migno, mi sembra, la raccoglie, la maneggiano bene, la rilascia nuovamente a Michi Lagos, poi entra bruciandoli sul tempo Valdés, picchia bene per Goffredo Cutinelli. Ai! Michi Lagos sulla palla, Felipe Dana si apre, poi Michi Lagos cerca la giocata personale, palla per Fernando Migno che picchia molto bene dall'altezza del 60 yard, la palla si ferma, poi torna giù a piombo quasi, ma che a un secondo dal suono della campana. Goffredo Cutinelli porta ancora palla in avanti verso Marco Santinori, altro bel colpo in avanti di Marco Santinori, sempre inseguito da Fernando Migno. Bellissimo questo sottocollo a tavole verso Michi Lagos, che potrà portare, sbaglia Michi Lagos questa volta, giocata aerea di Marco Santinori che con due bei colpi alza la palla, ma termina anche il secondo dei quattro shaker, sempre 4 a mezzo, gioco che riprenderà con un throw in. Effettuato dall'arbitro signor Tarquin Southwell, palla maneggiata da Angel Valdés, apre lo swing, palla per Goffredo Cutinelli, palla che invece scorre in realtà davanti Marco Santinori che riesce a colpire, non era facile, ma poi ci pensa ancora lui, Felipe Dana al gran galoppo inseguito da Goffredo Cutinelli leggermente in anticipo, gli ruba il tempo, ferma la giocata,
Ah, perde palla però Goffri, la raccoglie ancora Felipe Dana, deve, però è solo circondato dai giocatori di Impressive. Poi anche Felipe Dana si fa soffiare palla da Angel Valdés, molto bravo in questa circostanza il due gol di Santo Domingo. Allunga il passo Angel Valdés, davanti a lui c'è Fabrizio Facello e poi gira sulla palla Miki Lagos. Per un attimo c'è stato il possibile contatto con Fabrizio Facello, ma devo dire molto bravi i giocatori di Bellettini in questa circostanza. Lascia palla a Fernando Migno che picchia ancora in avanti per Felipe Dana. Mezzo colpo, la palla rimane indietro però per la seconda volta si fa soffiare il tempo da Angel Valdés. Palla nel mezzo, troppo corta per Goffredo Cutinelli, la raccoglie Fernando Migno con un colpo a sinistra, raccoglie la giocata, la palla, la linea, Lagos a tavole, mezzo colpo, guadagna terreno, apre lo swing, picchia, non è pulitissimo il colpo da parte di Fernando Migno, tant'è che anche il Valdés riesce a controllare una palla che non era facile. Entra su di lui Miki Lagos che con un back di rovescio mette in azione Fernando Migno che se ne va al gran galoppo, prima di sinistro e poi di destro. Fernando Migno e gran gol del 5 gol di handicap argentino, il più bel gol della partita fino a questo momento. Bravo, bravo, un applauso tribuna nell'unica zona d'ombra del campo. Antinori vince il throw-in questa volta, inseguito da Felipe Dana. Bello il colpo aperto di Marcos Antinori, non è sufficientemente potente, riesce in ogni caso Felipe Dana a picchiare back e poi... Vedrete voi. Palla per Valdés e poi tenta il back. Palla per Miki Lagos, sempre lui, c'è Valdés che tenta di arginare la giocata. Back di rovescio di Miki Lagos, buono ma corto. Goffredo Cutinelli, mezzo colpo di Goffredo, se ne viene verso Antinori, poi Lagos. Ancora il duello tra Miki Lagos e Marcos Antinori, mezzo colpo di Lagos, adesso c'è Valdés, è solo però Miki Lagos, quindi porta palla con piccoli colpi, non ha possibilità di passare la palla, tant'è che Marcos Antinori gli ruba il tempo, picchia di rovescio e poi è bravo questa volta Fabrizio Facello, mi sembra. Ancora Fabrizio Facello, tutto un privé. Che peccato, aveva rubato una bella palla il numero uno di Impressive. Peccato, avevano la possibilità di accorciare le distanze. Siamo 4 gol e mezzo di vantaggio di Bellettini su Impressive. Ah, ci pagate anch'io. Che continua ad attaccare. Dai, Felipe Dana. La palla c'è di lui. Giambarresi. Toglie ancora la palla con Pedro Cutinelli, poi Giambarresi. Entra di rovescio Marco Santinori, prende la palla, prende la linea, non c'è fallo. Continua a giocare Marco Santinori, ancora inseguito da Giambarresi, palla ancora per Facello che ha una buona opportunità, si trova all'altezza delle 40 yard il capitano di Impressive, poi la pressione da parte di Fernando Migno lo induce all'errore. Palla verso le tavole, palla per Giambarresi, un primo colpo, poi Goffredo Cutinelli, anche il Valdés gira sulla palla, parte Antinori, c'è anche Facello, picchia nel mezzo ancora a cercare il suo numero uno, una buona palla per Fabrizio Facello, nulla di fatto anche in questa circostanza, hanno
premuto molto i giocatori di Impressive, ma hanno raccolto poco in questo terzo chakra. È Felipe Dana questa volta, sta facendo tutto da solo, porta la palla avanti con piccoli colpi, poi prima Valdés e poi Goffredo Cutinelli fermano la giocata in attacco del numero 2 di Bellettini. Palla per Antinori, la raccoglie, mezzo colpo, c'è Fernando Pigno dietro di lui, ancora Antinori quando è suonata la prima campana e c'è il gol finalmente per Impressive. Marco Santinori si va al cambio dei cavalli, quarto e ultimo chucker, throw-in da tavole a centro. Impressive che ha segnato un bel gol alla fine del terzo tempo con Marco Santinori, attacca da sinistra a destra del tabellone. Goffredo Cutinelli sulla palla, gira, apre lo swing, finalmente bel colpo profondo in avanti da parte di Goffredo Cutinelli verso Fabrizio Facello, fa buona guardia però Felipe Dana, buono il back aperto, non lunghissimo ma sufficiente per mettere in azione Fernando Migno che raccoglie il passaggio del suo compagno e se ne va dalla parte opposta. Si complica la vita però anche il 5 gol argentino, per sua fortuna c'è Miki Lagos alle sue spalle che riesce in qualche modo a disimpegnarsi egregiamente, palla lunga verso Giambarresi, poi accelera Miki Lagos, buono il primo colpo di Massimo Giambarresi, se la deve vedere con Valdés e dietro di lui c'è Goffredo, poi palla per Felipe Dana e però è bravissimo in questa circostanza Goffredo Cutinelli, anzi no, Valdés, a intercettare sulla linea di porta il bello swing del giocatore di Bellettini. Azione di difesa da parte di Impressive che diventa un'azione di attacco, palla per Fabrizio Facello, Goffredo Cutinelli dietro di lui, mezzo colpo, apre lo swing, palla per Facello ancora, può andare dritto in porta il capitano, la pressione di Giambarresi lo induce all'errore, arriva Fernando Migno, mezzo colpo su Valdés, finta il back e lo effettua poi nel mezzo, palla all'altezza delle 60 yard, incrocio, Goffredo Cutinelli sulla palla, si avvicina al passo Goffri, 1, 2 e 3, bravissimo Goffredo, anche questa una punizione battuta in modo impeccabile dal 3 gol, in rimonta i giocatori di Fabrizio Facello, Felipe Dana vince il throw-in, poi Valdés difende bene la palla su Marmolle e su Felipe Dana, poi è fortunato Felipe Dana però bravo ad averci creduto fino in fondo. Buono il colpo, ha la possibilità di entrare, è su alla linea, mezzo colpo ancora e gol di Felipe Dana. I gol per Impressive che gioca con Fabrizio Facello, Angel Valdés, Marco Santinori e Goffredo Cutinelli rendina. Goffredo Cutinelli che è sulla palla in questo istante. Palla che rimbalza sul suo cavallo e poi sulle tavole, poi anche Valdés perde il contatto e la giocata. Fernando Migno, mezzo colpo, lo aspetta Goffredo, esita un attimo a picchiare, ci riesce poi mettendo in azione Felipe Dana che però non è precisissimo con lo swing. Questa volta però invece il colpo riesce anche piuttosto bene verso Giambarresi che però deve subire il back in difesa di Fabrizio Facello. Ancora una palla giocata però dai bianchi di Bellettini con Fernando Migno e Miki Lagos, poi però si inserisce nella giocata difensiva Marco Santinori che picchia bene verso Goffredo Cutinelli che ha praticamente tutto il campo davanti a sé, eccolo Goffredo Cutinelli, ha allungato il passo, chiama il cavallo, ultimo colpo per Goffredo Cutinelli, è meritato il gol per Impressive, 6 a 3 e mezzo
l'ultimo con cui segna il terzo dei gol per la sua squadra. Meno di due minuti al termine ed è sempre Goffredo Cutinelli. Picchia dritto in porta, palla per Antinori che buca la difesa di Bellettini. Marco Santinori, mezzo colpo di Marco Santinori, 1-2 e c'è il gol, 6-4.5. Si infiamma la partita che sembrava. Ultimo throw-in della partita ed ancora Goffredo che ruba palla. Ai. Dietro di lui Valdés, ancora palla per Goffredo che però si trova in una posizione complicata, la palla aveva rimbalzato sul suo cavallo cambiando quindi la linea. Fernando Migno, un pallonetto per Marmol, palla per Giambarresi che può picchiare dritto in porta a pochi secondi al termine. Nulla di fatto, Bellettini batte Impressive 6-4.5. Io ringrazio tutto il pubblico che è stato pazientemente qui a guardare il polo e a sentire me.